E pare che voglia trascinarmi giù con lui. Ma devo stare lucido, fratello, se ti voglio rendere orgoglioso. Ossa, Pete. Che cosa vuole? Ossa, Pete. Tieni. Che cazzo stai facendo, zio? Lasci stare, sergente. Cos'è, eh? Ti piace così? Sei contento? Molto contento, io di puttana. Sergente! Ehi, stanne fuori! Ehi! Fermo! Mechism! Non ne vale la pena. Daniels! Stupida crocca, perché sei scappata? Ci nasconde qualcosa. Lo stronzo aveva questa addosso. Fa vedere. Che cazzo c'è scritto? Sono ordini di piazzare esplosivi sul ponte di Remagen. Gli ordigni saranno caricati su camion 5 miglia a nord da qui. Secondo quello che c'è scritto, è l'ultimo ponte ancora intero sul Reno. Beh, grazie dell'aiuto, Fritz. I camion nemici con gli esplosivi passeranno di qua. Non devono arrivare al Reno. Pearson vuole bloccare la strada abbattendo gli alberi. Dov'è Pearson? Nascosto da qualche parte con il detonatore. E il suo whisky. Lo sai cos'è peggio dell'alcol? L'ipotermia. Non se ci muoviamo. Styles, con il gruppo di Pearson. Che culo. Daniels, Juiceman, aiutatemi a piazzare l'ultima carica. Poi attaccheremo i camion. Ha fatto. Fortuna abbiamo trovato quelle informazioni. Un altro passo verso il Reno. Adolf ha il nostro fiato sul collo. Ora pensiamo a fermare quei camion. Qui ci penso io. Voi controllate se arrivano i camion nemici. Ecco il segnale. Arrivano i camion. Qua su, Daniels, avrai la visuale migliore. Trasporta i nazisti lungo la strada. Howard, sali qua su. Cariche innescate e pronte al segnale di Pearson. Aspettiamo che siano in posizione. Fritz avrà una bella sorpresa. Questo camion per entrare nella base aerea e distruggere gli esplosivi. Aiello, tu sarai alla guida.
Howard, ripulisci la strada. Spostati, Fritz, guido io. Siles, tu vieni con me. Kit medico, Daniels. Andiamo. Passeremo dai cancelli alle 3. Portatevi in alto per coprirci mentre distruggiamo quegli ultimi camion. Ehi, bocche chiuse e occhio alle pattuglie. Andiamo! Ci sono due posizioni elevate vicino all'ingresso. Possiamo arrivarci senza farci vedere. Silenzio, i crocchi sono ovunque. Dobbiamo entrare nella base. Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al cancello. E sai, Emanuele? Esco, l'ho scoperto! Dobbiamo portarci più in alto! Bene, ora troviamo un punto elevato vicino al cancello. Jeden Moment hier sein. Guarda, il comandante della base. Potrebbe facilitare il nostro assalto. Troviamo una posizione elevata e aiutiamo i nostri con quegli esplosivi.
si arriva al crinale. Esco allo scoperto! Posizione, seguimi! Pearson vuole che prendiamo quella torre per dare supporto dall'alto! Serve una mano! Qui! Uso una granata! Alla torre! Tutto ok? Ok? Grazie, ora sto per... Credi di farcela. Grazie, ora sto bene. Tira una granata! Grazie.
ripiegando! Cazzo, non ci vanno leggeri con i prigionieri ebrei. Sta calmo, andrà bene. C'è mancato poco, stai bene? Hanno preso Giusmo. Mi spiace per il tuo amico, ma c'è un ultimo camion da eliminare. No. No, toglitelo dalla testa! Hanno preso Giusman! Prima la missione! Non lo abbandono! Devo raggiungere quel camion! Ignorato un ordine diretto. Allora mi spedisca alla corte marziale. I disertori pagano con la vita. Forse dovrei fare un favore a tutti e tagliare corto. Sergente! Hai chiuso. Non ti voglio nel mio plotone. Levatemelo di corpo. Andrà tutto bene. Ti rimetteremo a nuovo. Hai fatto il possibile. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat.
Via le piastrine. Toglietevele. Vogliono gli ebrei. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Siamo americani. Punto. Wer verachtet sie alle auf den Zug? Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Sono passate 8 settimane dalla cattura di Ziusman. Mi sforzo di non perdere la speranza. Signore, mi dica, che hanno trovato Ziusman? Mi piacerebbe, figliolo. Pearson se n'è fregato di lui, come dei suoi uomini a Kasserin. Kasserin? Non hai capito niente, soldato. Pearson aveva l'ordine di ritirarsi, ma alcuni dei suoi erano intrappolati al passo. Non voleva andarsene senza di loro, perciò ho chiamato rinforzi. Non sono arrivati in tempo e il suo plotone è stato massacrato. Non è stato più lo stesso. Ma non devi più preoccuparti di Pearson. Te ne torni a casa. Mi aspetta la corte marziale, signore. L'esercito non ne uscirebbe bene se punisse il soldato che ha contribuito ad accelerare l'intero sforzo bellico. Proprio così. Grazie alle informazioni che hai preso da quel prigioniero, abbiamo trovato l'ultimo ponte sul Reno. Un'azione degna di una stella di bronzo. Sei un eroe a tutti gli effetti. Bentornato, Red. Da adesso in poi non ti perderò mai più di vista. Capito, caporale? Sì, signora. Tutto bene, Red. Parliamo o andiamo a caccia? Dovresti essere orgoglioso. Mi sei fatto valere, senza paura. Sei un vero uomo. Che sensazione fantastica, vero? Affrontare l'inferno e tornare a casa da eroe. Red. Red. Sei un eroe a tutti gli effetti. Fino alla fine. Fino alla fine. Sono stato congedato. Ma peggio ancora, Ziusman è stato preso dai crocchi. Non posso abbandonarlo, anche se sto per tornare a casa.